Grazie mille, grazie Presidente, grazie di cuore, e questo lo porto con me. Del resto, nella storia italiana sono tantissimi i casi di giovani talenti che hanno saputo inventare pezzi di futuro. Non voglio tornare al motore a scoppio a Barsanti e Matteucci, cioè, l'ho presa un po' larga 150 anni fa, però oggettivamente noi abbiamo una storia nel nostro paese che non è soltanto la storia di grandi capolavori dell'arte e della cultura, ma abbiamo, lo dico oggi, che è l'anniversario della morte del grande Michelangelo Buonarroti, la storia di quelli che hanno provato a immaginare il futuro un po' prima degli altri. Questa è l'Italia. L'Italia è sempre stata quella terra in cui nel domani si arrivava un po' prima. Direi, ma se sei sempre in ritardo fisso... No, è vero. Ma c'è una straordinaria capacità del nostro paese di saper costruire pezzi di futuro. Se ci pensate, questo è ciò che state facendo in questo luogo. Lo state facendo ovviamente per Opel, lo state facendo per tutto il gruppo General Motors. Ho scoperto anche che una delle aziende di General Motors è stata fondata da Mao Zedong, così Chiapparino e Fassino stanno tranquilli, che possono essere definiti, caro John, tranquillo, don't worry, sono sicuramente due pericolosi estremisti di destra rispetto ad altri, e non soltanto rispetto ad altri, pensa qualcuno, ma lasciamo stare. Lo dico con affetto a Piero e a Sergio, ringraziandoli dell'accoglienza. Ma voi svolgete un lavoro, lo dico perché mi è stato chiesto di salutare soprattutto i giovani ricercatori di questa azienda, svolgete un lavoro che è un lavoro straordinariamente bello, di qualità, ma è un lavoro tipico del Made in Italy, pur lavorando per aziende mondiali e per grandissimi gruppi globali. L'idea di essere all'avanguardia, di essere innovativi, di non essere rassegnati a un'immagine pigra e stanca del nostro paese che viene molto spesso da un racconto noioso, nauseabondo, di chi non ha niente da dire se non i propri cliché, i propri luoghi comuni. Allora l'Italia è sempre il luogo nel quale bisogna fare le vacanze, mangiare gli spaghetti e cercare di vedere due opere d'arte, tutte cose utilissime, sia le vacanze che gli spaghetti che le opere d'arte. Ma l'Italia è stata, è, e io voglio dirlo qui a Torino, sarà anche e soprattutto il luogo dell'innovazione, della ricerca, che nasce dalla curiosità, che poi vuol dire chiedersi il perché delle cose. Ecco, da questo punto di vista vorrei dirvi semplicemente un grazie per aver creduto in questa città, in questo Politecnico, che è una delle realtà universitarie d'eccellenza. Tra qualche minuto inaugureremo l'anno accademico, per cui non dico niente sul Politecnico, però è molto bello pensare che nel campus universitario c'è non una start-up, vedo non soltanto il rettore di oggi, ma anche il rettore di ieri, un'azienda che ha deciso di investire perché? Perché crede in voi, nelle vostre qualità, nei vostri talenti. E credo che sia particolarmente interessante che questo tipo di crescita da 60 ingegneri, lo dico bene, a 600, più di 600, che ci sono in 9 anni, da 60, un aumento straordinario, da 60 a 600 nel giro di 9 anni, derivi anche e soprattutto dalla trasformazione che anche questa città sta vivendo, e anche in questo caso con il sindaco di oggi, con il sindaco di ieri, una trasformazione che non è partita soltanto con i grandi eventi, le Olimpiadi, ma con un ripensare se stessa dopo la grande crisi industriale che l'aveva attraversata. E allora, e ho finito perché non voglio farla troppo lunga, perché il rettore mi sta già fulminando con lo sguardo, perché mi sta pensando tutto il male possibile, visti gli orari, io vorrei dirle e dirvi grazie, grazie per il simbolo, il regalo, simbolo del motore diesel di GM nel mondo. Voglio però dirvi anche che se siete cresciuti da 60 a 600 in 9 anni, nei prossimi 9 dobbiamo fare un po' di più, quindi dobbiamo assolutamente continuare a investire e a innovare, e a ciascuno di voi vorrei semplicemente augurare una cosa, di non accontentarsi mai, perché noi siamo circondati intorno a noi da un'immagine del nostro paese che è un'immagine di un paese dove l'industria che qualcuno pensa che funzioni è l'industria della lagna, del rammarico. Sono 10 anni che i talk show serali fanno sempre lo stesso show, cervelli all'estero, cioè, lasciano da noi soltanto i pancreas e i fegati, sembra, no? Cioè, tutti i cervelli sono tutti all'estero,
produzione industriale zero, siamo il secondo paese come produzione industriale manifatturiera d'Europa, prima è la Germania, ma adesso vi riprendiamo. Siamo una realtà che continua ad avere molti limiti, certo, e dobbiamo cambiare, dobbiamo fare le riforme, vuol dire cambiare e accettare di superare i nostri limiti, ma il punto chiave per me è smettere di accontentarsi e di pensare che l'industria della lagna sia l'industria vincente. L'industria che vince non è quella della lagna, è quella dell'innovazione, del coraggio, della curiosità e anche se me lo lasciate passare, di un po' di sana follia che è quella che muove il mondo e che muove probabilmente ciascuno di voi. Allora, di cuore, in bocca al lupo per le prossime sfide. L'accordo è che da qui ai prossimi 9 anni, da 600 passerete a 6.000, quindi organizzatevi bene per il traffico della città, e al gruppo General Motors, al gruppo Opel, l'augurio di cuore e in bocca al lupo da parte del governo italiano. Il nostro governo è un governo che è felice della presenza di tante aziende storiche in questa città, in questo paese, e che fa di tutto per attrarre costantemente nuove imprese. Perché? Perché l'Italia non è più un terreno nel quale si possa semplicemente ricordare come eravamo bravi nel passato, l'Italia è una straordinaria opportunità per il nostro futuro. General Motors la sta cogliendo, spero che grazie al vostro lavoro e alla vostra qualità anche tante altre realtà tornino a credere nel nostro paese come un paese che si ricorda i Michelangelo nati, anzi morti, perché questo è il giorno della morte e non della nascita, tanti anni fa, ma prova a costruire delle persone che non saranno brave come Michelangelo, ma saranno curiose, appassionate e anche, lasciatemelo dire, coraggiose, come lo sono stati i nostri padri. In bocca al lupo e grazie!